Ciao YouTube, oggi voglio presentare il mio progetto Timer 2011. Questo progetto è stato realizzato da me per il mio bromografo. Ho pensato e studiato ogni piccolo dettaglio. Non a caso, nella parte posteriore, ho posizionato il cuore del mio progetto, il PIC 16F690. L'ho posizionato nella parte posteriore per avere uno sganciamento più rapido per la programmazione. Sempre nella parte posteriore ho utilizzato un unico connettore di cui il pin numero 1 sono i 5 volt che servono per alimentare il circuito. Il secondo pin è la massa e il sesto pin è l'uscita remote per pilotare il relè. Il funzionamento è molto semplice. Ho studiato tre tipi diversi di file. Il primo file è da 99 secondi, il secondo file è da 99 minuti e il terzo file addirittura da 99 ore. Beh, direte, per un timer è sufficiente utilizzare i 99 secondi. In effetti è così, ma se dobbiamo utilizzare questo progetto per, non so, irrigare il giardino di casa, è possibile anche utilizzare il file da 99 minuti o addirittura da 99 ore. Il suo funzionamento comunque non cambia. I due tasti in alto a destra neri servono per pilotare le unità più e meno. I due tasti in basso a destra servono per pilotare le decine più e meno. Invece il tasto rosso in basso a sinistra ha una doppia funzione: di reset per resettare, oppure lo possiamo utilizzare mentre il ciclo è attivo per interrompere il funzionamento. Ora non ci resta che fare una prova. Tenendo premuto il bottone portiamo 99, facciamo partire la lampada. Posso interrompere il conteggio con il tasto reset stop. Faccio ripartire. Lo posso interrompere e resettare di nuovo. E riprende il suo conteggio. Bene. Se vi è piaciuto questo progetto potete contattarmi, potete scrivermi e se volete lasciate anche un commento qui sotto. Per il momento è tutto, vi ringrazio e un salutone a tutti. Ciao ciao!